Mi sono svegliato stamattina con la telefonata di un papà che non riesce più a vedere suo figlio che è sparito in Kazakistan, col comportamento assai dubbio delle nostre istituzioni e delle nostre autorità. Lui ha perso tracce del suo figlio. Poi sono andato alla mail e ho aperto la mia mail, visto che oramai ero in piedi, anche se sarebbe un giorno di relax, e guardate, adesso mi sono preso gli appunti perché nella mia mail ho trovato la lettera di due ragazzine disperate di 14 e 15 anni che non vogliono andare in comunità, e la mamma si chiama Francesca, e vogliono costringere ad andare in comunità. Per favore, non fateci andare in comunità, vogliamo stare con nostra madre, abbiamo paura. E finiranno dopodomani in comunità. Poi, la segnalazione, i verbali, le denunce di una madre che racconta le botte, i lividi, gli schiaffi, i maltrattamenti subiti dal suo bambino piccolo in una comunità gestita da suore, le quali hanno detto al bambino: tu devi dire che quelle botte te le sei date da solo. Niente da fare. Resta in quella comunità a pigliarsi botte dalle suore. Poi un'altra mail di un'altra mamma che della Val Chiavenna, a cui il bambino è stato strappato con la forza a scuola tra le urla disperate, no? Lo hanno portato via con la forza da scuola, ovviamente senza dirglielo. E infine tutta la documentazione che mi ha mandato una donna, che ha, diciamo, denunciato il mobbing che subiva dove lavorava e che, come tutta risposta, ha avuto un TSO. Ecco, cioè, le mie giornate, sono contento di essere un contenitore. Non vi arrabbiate se non riesco a star dietro tutti, a rispondere. Io ho provato a sensibilizzare anche i giornali dove ci sono direttori che conosco bene, o dove giornali, realtà televisive per le quali lavoro e ho lavorato. Ho addirittura proposto a qualcuno di fare una rubrica fissa, che farei molto volentieri, su queste questioni, sulle ingiustizie, le sofferenze patite e subite dalle persone più deboli e indifese, documentate giornalisticamente, perché il mio mestiere lo so fare, ma purtroppo la risposta è stata zero.